rinunciato a una parte del vostro maxi compenso regionale per finanziare l'acquisto di questi defibrillatori che poi consegnate alle scuole della Polizia Toscana. Sì, sono proprio soldi che noi abbiamo restituito. Sui nostri conti correnti c'erano 120.000 euro. Avremmo potuto comprarci un appartamento, una barca, ma l'abbiamo restituiti ai cittadini, perché questa è una regola ferrea del Movimento 5 Stelle che pretende sobrietà per i portavoce consigliari parlamentari. Noi riteniamo che 11-12 mila euro lordi di stipendio per un consigliere regionale sia immorale e quindi non aspettiamo una legge per il taglio di stipendi, ma lo facciamo da subito. Le scuole elementari e materne e la loro palestra per aver accettato il dono, la restituzione di noi 5 consiglieri regionali che con il taglio degli stipendi abbiamo raccolto 120.000 euro e comprato 100 defibrillatori per tutta la Toscana. Oggi in questo luogo istituzionale, questo importante luogo di tutti, abbiamo coperto il logo del Movimento 5 Stelle per non creare nessun tipo di polemica e permettere quindi alla scuola e alla palestra di ricevere questo importante strumento salvavita.